Ciao, sono Giuseppe Di Domenico e sono un consulente specializzato nel risanamento finanziario delle aziende. In pratica mi occupo di debiti, di aziende in difficoltà, dei loro problemi finanziari e di come risolverli. Ogni giorno aiuto gli imprenditori a trovare il modo migliore per agire e salvare le aziende per le quali hanno sacrificato tutto o quasi. In questo video andremo a scoprire perché è sconsigliabile fornire alle banche dati non veritieri e come questa pratica può compromettere per sempre il tuo rapporto con gli istituti di credito. E in particolare ci focalizzeremo su due argomenti. Andremo in primo luogo a rivelare il segreto che nessun analista di banca ti svelerà mai sul vero utilizzo del bilancio e del business plan, che potrebbe migliorare fin da subito il tuo merito creditizio. Una volta concluso, andremo a capire perché devi verificare che le informazioni che stai fornendo alla banca siano in linea con quelle che la banca può reperire da sola. Procediamo per gradi e vediamo di svelare il segreto che nessun analista svelerà mai sul vero utilizzo del bilancio e del business plan e che potrebbe migliorare fin da subito il tuo merito creditizio. Una delle convinzioni più difficili da sradicare in tema di finanziamenti bancari e di rapporto tra banca e impresa è che il bilancio non rappresenta un elemento fondamentale per le decisioni della banca. Sono convinto che anche a te siano state raccontate storie sull'importanza di avere un utile di bilancio alto, sulla necessità di controllare le scorte di magazzino e sull'esigenza di tenere sotto controllo i crediti. Questi consigli, tutti sensati nell'ottica della gestione aziendale, hanno in realtà una scarsa importanza nel determinare l'approvazione o il rigetto della richiesta di finanziamento che hai appena presentato. Da almeno 10 anni a questa parte, le decisioni delle banche in tema di finanziamenti sono influenzate al 90% dall'andamento del tuo rapporto con gli istituti di credito e solo per il 10% dagli aspetti che ancora oggi i vari consulenti ti spacciano come essenziali. Ma allora perché continuano a chiederti bilanci, business plan e preventivi di spesa? Semplicemente per completare il quadro ed attribuire un giudizio di affidabilità a te come imprenditore. I bilanci aggiornati sono uno strumento essenziale per un imprenditore che riesce a mantenere il controllo dei numeri della sua azienda. Non averli o avere solo dei dati parziali vuol dire non riuscire a misurare il risultato della tua attività e di conseguenza non riuscire a correggere gli errori, nel migliore dei casi. Perché, nel peggiore, non avere i dati di bilancio aggiornati può portarti a commettere degli illeciti nella tua carica di amministratore della società. Voglio chiarirti questo concetto con un esempio reale perché è molto importante che tu lo colga. Ho appena acquisito un cliente che sta attraversando un momento aziendale di grande difficoltà. Questa difficoltà traspare benissimo dall'andamento dell'indebitamento aziendale. Ma ciò di cui lui e il suo commercialista non si sono accorti è che in realtà la crisi è evidente anche nella contabilità. La sua azienda è talmente in perdita già all'ottavo mese di bilancio che è andata sotto il capitale sociale minimo e per questo lui, in qualità di amministratore della società, dovrebbe convocare l'assemblea per ricapitare l'azienda o metterla in liquidazione. Solo che né lui né il suo commercialista se ne sono accorti perché a poco più di 2 mesi dalla fine dell'esercizio, non hanno ancora preparato un bilancio aziendale aggiornato, sia nel conto economico che nello stato patrimoniale. Questo bilancio avrebbe messo in evidenza sicuramente questo aspetto importantissimo. Io ho semplicemente fatto una simulazione a partire dai dati parziali che avevo a disposizione e ho scoperto questo problema. Ed ora sono in attesa che il suo commercialista si decida a preparargli un bilancio ufficiale a partire dai dati contabili registrati. Quindi avere un bilancio aggiornato almeno una volta a trimestre per la banca è sintomatico di avere di fronte un imprenditore preparato che tiene sotto controllo la sua azienda e che non arriva alla fine dell'anno per scoprire se ha perso o ha guadagnato. Allo stesso modo, un business plan è uno strumento essenziale per un imprenditore. Serve a decidere quali investimenti fare, a pianificare le azioni da realizzare e a scegliere quali progetti sviluppare per primi. Ma il business plan altro non è che uno strumento di pianificazione e di controllo che serve a definire la rotta da seguire, gli step, i passaggi ed a controllare che i risultati ottenuti siano in linea con le prospettive attese, per generare il rendimento previsto. La banca lo tratta esattamente in questo modo, come tutti gli altri documenti che vengono richiesti. Sono tutte informazioni che servono a dare una valutazione qualitativa su quanto come imprenditore hai il controllo della tua azienda.
E lo puoi avere solo grazie a bilanci sempre aggiornati, che sono la base di partenza per qualsiasi controllo di gestione tu voglia realizzare. E quanto sei in grado di pianificare i progetti di sviluppo della tua attività. E questo è il ruolo del business plan. Ecco perché, se vuoi aumentare le tue chance di ottenere un finanziamento, di non farti revocare le linee di credito che hai già, devi essere pronto a presentare questi documenti. Ma veniamo al fulcro di questo capitolo e cerchiamo di interrompere una delle pratiche più pericolose per gli imprenditori che hanno rapporti con le banche o vogliono averne. Cerchiamo adesso di scoprire perché devi sempre verificare che le informazioni che stai fornendo alla banca siano in linea con quelle che la banca può reperire da sola. Dovrebbe essere ormai chiaro che le banche hanno accesso ad una miriade di informazioni differenti e sono in grado di ottenere la maggior parte dei dati di cui avrebbero bisogno senza richiedere documenti agli imprenditori. Nonostante questo, con scadenza più o meno periodica, chiedono documenti e informazioni ai loro clienti. L'obiettivo non è quello di avere da te il bilancio, che potrebbero recuperare anche da sole, ma di verificare la coerenza delle informazioni che tu gli fornisci nel corso del tempo. Fino a qualche anno fa, ad esempio, c'era l'usanza di preparare diversi tipi di bilancio. C'era il bilancio per la banca, il bilancio per le tasse ed il bilancio da depositare per il registro delle imprese. Questa pratica molto diffusa nasceva dalla convinzione che ogni interlocutore avesse, diciamo, bisogno di informazioni differenti e la mancanza di un sistema di raccolta centralizzato favoriva questo genere di comportamento. Senza indagare il merito di questo approccio, quello che devi sapere se vuoi che le tue chance di ottenere un finanziamento aumentino è che non è più possibile praticare questo genere di operazioni di maquillage, anche se molti continuano a farlo. La ragione è che gran parte delle informazioni sono centralizzate e le banche hanno delle procedure che servono ad incrociare i dati che ricevono da chi richiede un finanziamento per confrontarli con quelli a loro disposizione. In questo modo possono verificare se le informazioni trasmesse da chi richiede un finanziamento sono coerenti con quelle che possono essere reperite altrove. Nel caso in cui non lo siano, la probabilità di ottenere un finanziamento si riduce praticamente a zero e non solo, si corre il serio pericolo che vengano revocati i finanziamenti già concessi. Come se non bastasse, alcune di queste tecniche fantasiose sono addirittura passibili di denuncia penale. Pertanto, prima di metterle in pratica, bisogna valutarne attentamente i rischi in modo da evitarli. Cosa puoi fare a questo punto? Devi scegliere. Puoi decidere di ignorare quello che hai scoperto in questo video e di continuare come hai fatto fino ad oggi, andando avanti per tentativi tra consigli di avvocati, commercialisti e professionisti di ogni sorta che improvvisano un lavoro. Non te lo auguro, ma non mi sorprenderebbe se tra 2 o 3 anni dovessi venire a sapere che non hai risolto niente, anzi, che le cose sono peggiorate. Parlo ogni giorno con imprenditori che hanno aspettato almeno 6 mesi prima di contattarmi, dopo aver scaricato una delle guide gratuite che diffondo continuamente, letto un articolo del mio blog o visto uno dei miei video. Anche loro hanno tentato, hanno seguito il suggerimento di qualcuno e si sono decisi a chiedere aiuto solo quando i problemi sono diventati molto difficili da risolvere. Non basta seguire qualche consiglio improvvisato per sistemare una situazione difficile. Serve un piano, una strategia pensata da chi sa fare questo mestiere. È per questo che ho messo insieme un team di esperti capaci di fornirti il supporto e l'assistenza che ti servono per superare questo momento. Un gruppo con tutte le conoscenze di cui hai bisogno, che lavora come se fosse un'unica persona in grado di liberarti da tutti quegli incontri, da quelle telefonate, da quelle preoccupazioni e da quelle rotture di scatole che ti stanno rubando sempre più tempo, impedendoti di fare il tuo lavoro di imprenditore. Ho messo insieme un team di esperti che ha lavorato su quasi 2000 casi di imprenditori in difficoltà e che lavora seguendo un metodo pensato apposta per risolvere i problemi delle imprese in crisi, il metodo di Domenico Debiti. Prenota adesso una consulenza preliminare gratuita e scopri quello che possiamo fare per te. Clicca sul link che trovi qui sotto, scegli la data e l'ora per l'appuntamento, inserisci le informazioni richieste nel modulo di contatto e verrai richiamato da un consulente pronto a capire con te come possiamo aiutarti. Ciao!